Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, carissimi amici di Radio Domina Nostra. Oggi 8 giugno e domani 9 giugno si celebra oggi la solennità e domani la memoria dei cuori di Gesù e di Maria. Oggi è la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, il cuore di Gesù che è stato aperto dal soldato Longino sulla croce, e in questo cuore divino noi tutti possiamo trovare rifugio. Oggi anche la giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, perché i sacerdoti, tutti noi preti, come ha detto e diceva il curato d'Ars, siamo dono dell'amore del cuore di Gesù. Allora invito tutti voi oggi a pregare per due motivi: anzitutto per la santificazione dei sacerdoti. Noi preti abbiamo bisogno della vostra preghiera, carissimi figlioli, perché possiamo rispondere all'altissima missione che il cielo ci ha affidato. Siamo stati scelti per un atto d'amore. Il Signore ci ha guardato con uno sguardo pieno di bontà e di misericordia, e così allora abbiamo bisogno sempre di fare memoria, noi preti, del fatto che siamo stati scelti per amore da Gesù per essere suoi sacerdoti nella Chiesa. Oggi, che è la solennità del Sacro Cuore di Gesù, preghiamo dunque, come la Chiesa vuole, per la santificazione dei sacerdoti, perché noi preti veniamo a portarvi non lo spirito del mondo, non le nostre visioni ideologiche, ma l'annuncio del Vangelo nella sua integrità, senza sconti e senza menomazioni. E quindi questa giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, invito tutti voi carissimi ad andare a messa, se possibile a confessarvi, a ricevere Gesù nel cuore durante la messa, a offrire la comunione proprio per i vostri parroci, per i vostri sacerdoti, e se possibile pregate anche per me. Oggi anche è un giorno nel quale possiamo pregare, se possibile, davanti al Santissimo. Speriamo tanti sacerdoti lo facciano, io lo facevo sempre quando ero parroco. Possiamo pregare in ginocchio davanti al Santissimo, esposto sull'altare, le litanie, cantandole magari al Sacro Cuore di Gesù, che sono delle litanie molto belle, perché la Chiesa ha sempre dato un grande tributo a questo cuore divino che è stato ferito dal soldato sulla croce per noi, dal quale sono usciti sangue e acqua. E l'immagine più bella che noi possiamo portare è quella di Santa Margherita Maria Alacoque, cui Gesù mostra questo cuore ferito, circondato di spine, sormontato dalla croce, ma soprattutto pieno di fiamme d'amore. Gesù ci ama. Ecco, il cuore ci ricorda che Gesù ci ama, che per Gesù noi siamo stati redenti, da Gesù noi siamo stati redenti col suo sangue sulla croce. E Gesù, mostrando il cuore a Santa Margherita Maria Alacoque, ha detto: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e dai quali non riceve che ingratitudine e indifferenza. E se non piglio errore, visto che oggi è solennità del Sacro Cuore di Gesù ed è l'8 giugno, manca appena 24 ore, un giorno esatto, all'incontro di preghiera a Verona. Io sono ormai nei pressi di Verona e la pioggia mi ha accompagnato lungo tutto il tragitto che ho fatto a Lourdes a Fatima. Vuol dire che c'era bisogno di purificazione, e allora l'altro motivo di preghiera che vi raccomando oggi nel cuore di Gesù è che tanti possano venire a consacrarsi. È un ulteriore appello, ecco. Totò Picciot, sei atterrato a Milano, allora ci vediamo a Verona. E diceva, un ulteriore appello finale, secondo me, che il cielo manda, ecco. Ed ecco che allora questo criminale di prete, che è il peggiore dei preti d'Italia, finora, se ci pensate bene, è proprio così, perché mi è stata tolta la parrocchia, perché io non credo alla comunione nella Chiesa. Va bene, ecco, allora pregate anche per me, perché questo prete criminale che la Madonna ha scelto possa portare a termine fino in fondo la propria missione. Io sto pregando per tutti quelli che verrete a Verona, e sono certo che sarà un bel momento di preghiera, anche perché accoglieremo la Madonna che è qui con me, ha viaggiato con me, la Santa Vergine. E vedrete che momento molto bello sarà quando la intronizzeremo, la faremo entrare, e poi adorando Gesù ci consacreremo al suo cuore immacolato, al cuore immacolato di Maria. Pregate per me perché io riesca a vivere con intensità questo momento di fede
e a realizzarlo, sì, lo so chi sei Salvatore, e a realizzarlo con grande impegno, con grande partecipazione del cuore. Ecco, allora su tutti voi invoco la benedizione del Signore. Evidentemente la Madonna non trovava un ciuchino peggiore di me. Qualcuno si aspetta che io ruggisca, che faccia il leone di Maria. Io so solo raiare, lo faccio bene però, so raiare molto bene. Non ero proprio asino a scuola, ma faccio il ciuchino di Maria. Ed allora ci immergiamo nel cuore sacratissimo di Gesù, e in questo cuore ci prepariamo alla grande, solenne direi, momento di preghiera domani, perché noi non ci stiamo a questa falsa chiesa, non vogliamo più stare con Bergoglio, ed è molto bello, e concludo, che questo incontro di Verona sia la presenza dei laici. Vorrei dire una cosa molto importante: mi pare che a Roma nel mese di aprile i cardinali firmatari dei Dubbia abbiano lasciato praticamente intendere che devono essere laici a darsi da fare, hanno citato il cardinale Newman, alcuni scritti eccetera. Tutto sommato a me è sembrato un consegnare la patata bollente, però tutto sommato è stato forse profetico, perché domani c'è solo questo prete, non credo che ne verranno altri, o se vengono naturalmente se ne stanno, diciamo così, camuffati, non sono altrettanti criminali come il sottoscritto. Ma voi laici potete veramente far capire che, in quanto battezzati Cristi fideles laici, non siete più disposti a stare da questa parte della falsa chiesa, e con la consacrazione alla Madonna individuate una precisa diciamo identità. Mi è stato chiesto se i bambini e le famiglie che noi veniamo a rappresentare saranno consacrati. Certamente sì, purché siano in grazia di Dio. Non si può essere consacrati alla Madonna se si è nel peccato. Ecco, quindi bisogna che si confessino, lo ripeto, se una persona viene e vuole consacrare la propria famiglia, lo faccia, purché però i familiari siano consacrati, altrimenti non ha senso la consacrazione. Mi è stato chiesto anche se la consacrazione è valida per chi rimane a casa, o sono cose che ho già dette. Ho detto di sì, purché l'essere rimasti a casa non dipende da una indolenza personale, ma perché non si può essere presenti e perché per ragioni oggettive, allora la Madonna tiene conto di questo. Adesso io ieri ho incontrato una pioggia, mamma mia, non vi dico dalle parti di Alessandria che cosa è venuto giù e che cosa adesso è previsto qui. Vedo il cielo molto plumbeo, minaccioso dove mi trovo, devo fare un po' di chilometri, ma insomma mi avvicino a Verona e ci vediamo tutti domani, affidiamo tutto alla Madonna e dal Sacratissimo Cuore di Gesù. In questa giornata di preghiera per la santificazione dei sacerdoti scenda su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A domani a Verona alle 14 in punto si inizia. Viva Gesù, viva il cuore di Gesù, viva il sacerdozio cattolico.